Buongiorno a tutti, Casa Faccani per i commenti su ieri sera, ragazzi, la quarta serata di Sanremo. Io che vi devo dire, se non fosse che sono, come dire, innamorata della musica a prescindere, darei forfè definitivamente con... Ragazzi, sono arrabbiatissima, ma non perché me ne venga qualcosa a me di Sanremo, perché non di cosa stiamo parlando se non c'è più la meritocrazia in questo paese? Ma di che cosa vogliamo parlare se non esiste più la meritocrazia? Sentite, allora, la solita puntata abbastanza divertente per delle cose, Crozza, Virginia, Raffaele, che è veramente una cosa strepitosa. A un certo punto, chiudendo gli occhi, sentivo la voce, veramente dico, ma qui c'è Sandra Milo. Questa donna c'ha un talento incredibile, una comica fuori da... è una fuoriclasse, eh? Quindi grazie al cielo. Poi lei diventa un po' troppo, insomma... gli ha dato della mignotta 3-4 volte alla povera Sandra Milo, però con la satira ci sa fare molto bene, le imitazioni sono fantastiche. Crozza è stato, come sempre, molto forte, che piaccia o meno, perché non è un uomo che sta simpatico, però le sue cose le fa bene. Il balletto iniziale della danza contemporanea con gli effetti speciali, la Marika Pellegrinelli, perché non si chiama Marika, non solo c'ha un nome che, insomma, abbastanza particolare, ma l'accento è sulla I, la Marika, ecco. Cioè, Rosa, a Marika! Tutte le mattine chiama Marika, 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 come la chiama? Povero Eros, povero, insomma, si è preso una gnocca. Però, figlia mia, con quella vocina, la sua detta, a parte che fa modella, tra un po' inciampa nelle scale 400 volte di indossatrice, una bellissima ragazza, fuori di dubbio questo, però insomma, quei polpettoni, mi ricordo la canzone di Arisa, che mi ha veramente fatto battere il cuore, perché io e Eros ci vogliamo tanto bene. Beh, siamo contenti tutti. Sono un po' polemica perché io sono tanto arrabbiata. Parliamo subito dei giovani. Allora, i giovani erano rimasti quattro maschietti: Lele, Guasti, La Macchia e Maldestro. Guarda, tutta Italia che abbia un orecchio. Voleva la vittoria, guardate, più o meno di tutti a pari merito, tranne che Lele. Ma Maldestro aveva una canzone, ha una canzone così raffinata, ma così bella, veramente una bella canzone, scritta bene, c'ha degli incastri proprio armonici, c'ha quel... tu cammina, cammina. Ma bella, era tanto che non sentivo un pezzo di un giovane così particolare. Ma lo stesso Guasti, c'ha un'energia quel ragazzo, c'ha una voce, c'ha carisma, quel nanerottolo, sembra uno dei sette nani con la barba, ma è bravissimo. Anche l'altro, il pugliese, vestito come alla prima comunione, come al matrimonio che si fanno in Puglia, non me ne vogliano gli amici pugliesi. Ma ha cantato bene, aveva anche una voce migliore, no, la voce, una canzone migliore, mi sto inalberando, di Lele, il quale, ma non è che ha cantato male, perché canta bene, ha una canzoncina radiofonicissima, ma la mandano già da mo, io la sento tutti i giorni sta canzone di Lele, lui caruccio, no? Per le giovani, per le ragazzine. Però era
quello che meritava meno la vittoria per la qualità di tutto il suo prodotto. E allora cosa fanno i giurati? Perché c'era quel povero Giorgio Moroder, ok? Ah, peraltro, a chi qualche giorno fa mi ha scritto, non so manco chi è Giorgio Moroder, io non lo so chi è, non so se parlasse romano, perché mi ha scritto, mi pare di... Lo interpreto così, ma io non lo so chi è Giorgio Moroder, e tu che ti lamenti della blogger Chiara, come cacchio si chiama... Mamma mia, Greta Minchia, che poverina stava lì in giuria, che quando l'hanno fatta vedere, sì, sono qui io, non so manco perché mi ci hanno portato, mi vergogno come una ladra, vergognati come una ladra, che vai a giudicare, non accettare perché non ce l'hai la capacità tecnica di poter capire chi è giusto e chi non è giusto. Vabbè, poverina. Poi non ce la manco con lei alla fine. Cosa c'entra sta povera creatura? Ma Giorgio Moroder, secondo voi uno che ha fatto i successi, certo voi dite della dance, ma che tipo di dance, che tipo di successi? Call Me dei Blondi! No, non lo so, ecco, Call Me dei Blondi, What a Feeling, che ha vinto 250 milioni di premi, ha venduto milioni di copie. What a Feeling, di Flashdance, Irene Cara, no? Qualcuno forse se la ricorda. Un'altra che è stata messa nel dimenticatoio dopo... Vabbè. Piuttosto che Take My Breath Away, da Top Gun. Ma questi successini da quattro soldi. Mi va a votare Lele, secondo voi? Oppure Genovese? Spero di no per lui. Oppure chi c'era poi ecco, Violante Placido, non lo so che tipo di gusti abbia, non lo voglio sapere. E Linus, spero di no, perché uno come Linus, che insomma va bene che è un DJ, ma non mi va a votare per Lele, io sono sicura che non mi va a votare Lele. Ripeto, non ce l'ho con Lele, io non ho mai con gli artisti, li rispetto troppo, perché loro fanno il loro dovere, sono lì sul palco, fanno il loro mestiere e sono sempre dalla parte dell'artista. E poi mi chiedete e scrive qualcuno, Maria è andata senza cachet, ma di che cosa state parlando? Maria De Filippi è lì con degli interessi enormi, tanto che c'ha una masnada di artisti, sia nei giovani che nei big soprattutto, e guarda caso vince Lele. Vince Lele. E allora, ragazzi, finché la meritocrazia non tornerà in questo paese, quando io vado nelle scuole, nelle accademie di canto, o quando devo raccontare a chi produco, come mai non succede ancora nulla per me? E cosa volete che io risponda? Quando mi chiedono, Roberta, come si fa per avere un posto al sole in questo ambiente? Io mi ricordo i miei tempi, che c'erano le sporcizie, ci sono sempre state, ma c'era anche l'opportunità di fare un percorso dignitosamente valido se c'avevi talento, se c'avevi le carte, perché c'era una fetta di questo gota della musica che ancora, io mi piace molto la parola gota, la uso spesso, di questa elite di personaggi che erano a capo delle scelte discografiche, radiofoniche, quelli che comandavano, ragazzi, quelli che ti portavano al successo, ok? In qualche maniera ti portavano al successo, ti portavano ad avere un'opportunità di fare strada, che te la davano in modo pulito. Oggi non c'è più. Ma non vi sembra un conflitto di interessi, che la presentatrice, la co-presentatrice abbia lì i suoi figli nati da suo talent show? E questo secondo voi è una cosa giusta in una gara, avere la presentatrice che sembra no, sopra le parti, però fa ovviamente il suo lavoro di manager, di proprietaria d'industria quale Maria De Filippi è.
Quindi io non ce l'ho neanche con lei, ma ce l'ho col sistema, ok? Per me, avere la mia produttrice, la mia capa, quella che mi ha creato, che presenta Sanremo, che all'interno della situazione della direzione artistica, parliamoci chiaro, è sinonimo, a me mi aiuterà. E infatti vince Lele, al quale auguro ogni bene, ragazzo carino, simpatico, canta bene, ha una canzone molto radiofonica, ma non era quello che meritava di vincere la 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana, perché la canzone non era la più bella, e non lo dico soggettivamente. Marilyn Monroe mi piace, sempre Marilyn perché io le assomiglio, ecco, Marilyn Monroe mi piace meno di, che ne so, Anita Ekberg, ok? No, non è un discorso soggettivo, proprio è l'oggettività. Il maestro Mogol diceva sempre: esiste il talento oggettivo così come la bellezza oggettiva, cioè Marilyn Monroe, che vi piaccia o no, è bella, ok? Quindi esiste anche un'oggettività nel talento. Io mi infervoro stamattina e sono indignata, ma d'altronde io mi ricordo nel 2005 il mio Sanremo, no? Il mio Sanremo benedetto, dove vinse Renga con Angelo, meritatamente, per l'amor del cielo. Però non so se vi ricordate che non era in giuria, ma diciamo nella giuria di qualità, cioè erano gli ospiti, gli addetti ai lavori che poi durante le serate facevano un feedback con il viso piuttosto con delle espressioni e dei loro giudizi. Ma vi pare normale che la compagna allora del buon Renga, che tutti sappiamo essere era, come si chiama, aiutatemi, non mi viene il nome, sono cerebrolesa questa mattina, Ambra Angiolini fosse lì, no? A parlare, lei mi è piaciuta, quell'altro di meno, quando c'hai in gara tuo marito? Boh, vabbè ragazzi, sono cose che non, io le trovo conflitti di interesse grossissimi, non lo trovo giusto. Passiamo all'esibizione dei Big di ieri sera.